Benvenuto all'ascolto di una nuova puntata di Vivere la Speranza. Per il suo carattere teologico e spirituale, il Vangelo di Giovanni è stato spesso considerato poco affidabile dal punto di vista della credibilità storica. L'analisi di alcuni brani rappresentativi presentati in un articolo dello studioso gesuita Yves Simoens contribuisce a restituire una garanzia storica a invalidare questa posizione, riabilitando la loro autenticità storica. Nell'appuntamento di oggi abbiamo modo di parlare sia del Vangelo di Giovanni, sia di alcuni brani commentati dal gesuita Yves Simoens. E con l'aiuto del biblista padre Antonino Carillo, francescano conventuale, vedremo di focalizzare il testo evangelico e in particolare alcune parti di esso. La puntata segue con la riflessione sul Vangelo di domenica 23 novembre, solennità di nostro Signore Cristo Re dell'universo, quindi alcune notizie dal mondo della fede e il Terra Santa News realizzato dal Franciscan Media Center di Gerusalemme. A tutti benvenuti, ben ritrovato padre Antonino. Grazie, benvenuti a voi. Per sottolineare l'unicità dei Vangeli, Sant'Ireneo di Lione parla del Vangelo quadriforme. Eppure, confrontando i quattro Vangeli, molti studiosi pongono l'accento sulla differenza tra il linguaggio di Gesù nei sinottici e quello dello stesso Gesù nel Vangelo di Giovanni. Introduciamo allora questa nostra conversazione chiedendole logicamente a suo parere quale Gesù annunciato appare più vicino al Gesù storico. Sì, io parto subito col dire che i quattro Vangeli, quindi Matteo, Marco, Luca e Giovanni, l'intenzione degli evangelisti non è quella di scrivere una esatta e precisa biografia della vita di Gesù. Quindi noi non abbiamo un resoconto storico così sic et simpliciter come lo vogliamo intendere, e nemmeno l'intenzione degli evangelisti di dare date, luoghi precisi, anche se noi li riscontriamo e ci sono. E si parte ovviamente sempre dal dato storico, perché Gesù è una persona che è vissuta storicamente, con la sua vita, quindi con la sua passione, morte e risurrezione, con il suo ministero, con la sua passione, morte e risurrezione, ecco, con il suo messaggio, il suo contenuto, il contenuto del messaggio, rivelare il Padre, il Salvatore del mondo, che lui, Gesù Cristo, è il Salvatore del mondo, la Chiesa poi ha ripensato questi eventi alla luce della Pasqua. E quindi, ripensando, c'è stato anche l'annuncio, quello che viene chiamato il kerygma. Questo annuncio poi, nel corso del tempo, si ebbe l'esigenza di scriverlo. Ed ecco i Vangeli. Ecco, non sono altro che un annuncio. Noi annunciamo. Ecco, questo è il contenuto. Noi annunciamo che Gesù di Nazareth è il figlio di Dio, morto, risorto per la salvezza dell'uomo. Ora, la domanda qui apre un campo veramente, insomma, Esteso. esteso, immenso, per cui fare una sintesi, di questo sarebbe veramente un'impresa. Tuttavia, io mi posso, proprio a parer mio, ecco, ne parlavamo anche un poco prima, ecco, storicamente, quello più esatto, in realtà, il Vangelo più storico, ci dà una figura di Gesù un po' più precisa, è il Vangelo di Giovanni. Perché prima di tutto si basa sulla testimonianza oculare di Giovanni, e lui lo dice: noi abbiamo visto, noi siamo stati con lui, noi lo abbiamo toccato, noi abbiamo mangiato con lui. Ecco, questo ce lo dice nella sua prima lettera, la lettera di Giovanni, no? Il verbo della vita. Il verbo della vita, noi siamo stati con lui. E quindi Giovanni è storicamente più esatto rispetto agli altri evangelisti, ma non significa che gli altri evangelisti non siano esatti oppure dicano bugie, assolutamente no, questo sarebbe un errore veramente da non pensare, assolutamente una cosa da non pensare. Soltanto che, diciamo così, la testimonianza è vis-à-vis, ecco, si può dire che quasi vis-à-vis, mentre gli altri evangelisti, Matteo, Marco in particolare, Marco è discepolo
di Pietro a Roma, Marco che raccoglie le catechesi di Pietro a Roma, Luca che è discepolo di Paolo e quindi Luca non è un discepolo diretto di Gesù. Quindi raccolgono tutte queste informazioni, raccolgono per dare anche poi, diciamo così, una direttiva alle chiese alle quali si rivolgono questi Vangeli. Quindi il Gesù dell'annuncio, vero e proprio, che si avvicina più a quello storico è sicuramente il Gesù che ci descrive Giovanni. l'Evangelista E Giovanni. partiamo dal bellissimo prologo che introduce tutto il Vangelo di Giovanni, parlando del Logos, il Verbo, la parola di Dio che si fa carne. Nel suo articolo pubblicato dalla Civiltà Cattolica, lo studioso gesuita Yves Simoens afferma che l'incarnazione della parola di Dio in Cristo Gesù e la visione della sua gloria può essere pensata soltanto nella fede, anche se può provenire da un'indagine esterna della fede stessa. Si deve dunque giustificare il carattere storico del credere che Giovanni presuppone, partendo quindi dal significato dei termini logos e gloria. Cosa ci dice il prologo di Giovanni? Beh, prima di tutto il prologo di Giovanni è si può dire che è un programma ed è una sintesi di alta spiritualità, di alta teologia. È uno dei, diciamo così, è bellissimo, non ci sono parole per descriverlo. Prima di tutto, ecco, emergono questi due termini fondamentali, verbo, logos, parola, e gloria, doxa in greco. Il logos è la parola di Dio, quella parola che si rivela ai profeti, no? La parola che è nell'Antico Testamento, la parola che in un certo punto si fa carne, in un dato momento del tempo, la parola che si fa carne e viene ad abitare in mezzo al suo popolo. Quindi è chiaro, qui si apre anche qui, no? Un grande campo in cui veramente sarebbe troppo difficile e lungo da riflettere su. Quindi questa parola è Cristo, è il Cristo, è la parola che trasmette vita, dà vita, ma è anche la gloria. Qual è questa gloria? Ce lo dice lo stesso evangelista Giovanni, io qui ho proprio il versetto, no? E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. La gloria di unigenito del Padre, cioè la potenza di Dio che si manifesta nel Cristo, che è il figlio di Dio, l'unico figlio di Dio, fatto uomo per la salvezza dell'uomo stesso. Ecco, e questa gloria ha la sua potenza, ha la sua forza in grazia e verità, charis e aletheia, cioè le sue parole, la sua incarnazione diventa evento di grazia e di carità, di amore, di verità, di amore per quanti accolgono Cristo nella loro vita. Parliamo finalmente dei segni operati da Gesù. In che cosa si distinguono dai miracoli dei Vangeli sinottici e che cosa ci dicono di Gesù? Anche questa è una bella domanda. Allora, diciamolo proprio in tutta onestà, miracoli, la parola miracolo, nei Vangeli non ricorre mai in realtà. Gesù opera appunto segni, opera guarigioni, opera prodigi, no? Richiama un po' quel campo semantico dell'Antico Testamento, no? Ot in ebraico vuol dire segno. Quindi segno prodigio. Che cos'è prima di tutto un segno? In greco si dice semeion. Che cos'è un segno? Un segno è diciamo così, che può essere un gesto o un'azione che va interpretata. Quindi, soprattutto nel Vangelo di Giovanni ricorrono sette segni, vengono chiamati espressamente segni nel Vangelo di Giovanni perché vanno interpretati. E questi segni, che sono sette, appunto sono. Il primo è alle nozze di Cana, siamo nel capitolo 2 di Giovanni, no?
alle nozze di Cana l'acqua trasformata in vino, l'acqua che si trasforma in vino. Quindi non è un miracolo in realtà, è un segno che va, la comunità che vede deve interpretare l'acqua che si trasforma in vino e non è un'acqua di sorgente, non è un'acqua di rubinetto, ma è l'acqua che serviva per le abluzioni. Quindi, secondo la legge di Mosè, quindi l'acqua che si trasforma in vino significa io devo interpretare quel segno di Gesù per dire che c'è una sostituzione. La legge antica viene sostituita dalla legge nuova, no? Dal vino, il vino che è segno di gioia, di comunione piena con Dio. E questo viene inaugurato da Cristo stesso, che è lo sposo che inaugura, no? Che inaugura la Chiesa, inaugura, sposa la Chiesa. E proprio questo primo segno avviene dopo 7 giorni. Ecco, ricorre anche questa simbologia del numero 7. Il secondo segno è sempre a Cana, ritorna Gesù da Cafarnao, torna a Cana e guarisce il figlio del funzionario che è in fin di vita. Diventa anche qui un segno. Terzo segno è il paralitico, che troviamo alla piscina di Bezzatà, quella famosa piscina dove praticamente si diceva che un angelo, no, muovesse le acque e il primo che si tuffava dentro veniva guarito. Gesù non ha assolutamente bisogno di questo, guarisce questo paralitico, che mi pare sia da 38 anni paralitico, no? E sta ai piedi, sta vicino a quella piscina. Poi il capitolo 6 di Giovanni, il famoso discorso del pane eucaristico che viene dopo l'altro segno della moltiplicazione del pane. Gesù che moltiplica il pane. Ecco qui, è un segno che qui viene frainteso dai giudei perché lo ricercano, lo vogliono fare re e lo vogliono acclamare e Gesù amaramente deve constatare che in realtà loro lo cercano non perché hanno capito qualche cosa, ma perché hanno mangiato di quel pane e si sono saziati. Quindi c'è una totale incomprensione tra quello che Gesù vuole trasmettere e quello che i giudei hanno recepito. E quindi c'è tutta la spiegazione di questo bellissimo discorso, poi tra le altre cose, del pane disceso dal cielo. Quindi anche qui non è più la manna, quindi non è più un discorso veterotestamentario, ma neotestamentario. Sono io il pane disceso dal cielo. Quindi, poi il quinto segno è Gesù cammina sulle acque, ecco, e il sesto segno, Gesù ridà la vista al cieco, alla piscina di Siloe, il famoso cieco nato, anche qui un segno che diventa segno di contraddizione, perché i farisei e gli scribi che vedono, insomma, non sono d'accordo, succede anche un po' una specie di parapiglia, no? Di parapiglia. E l'ultimo segno è la risurrezione di Lazzaro, che inaugura poi la seconda parte del Vangelo di Giovanni. Ecco, apro una parentesi. Si può dividere il Vangelo di Giovanni in due parti. La prima parte che viene denominata, ecco così, il libro dei segni e la seconda parte è il Ecco. libro dell'ora. Quindi finito il settimo segno inizia l'ora di Gesù, cioè l'ora in cui lui deve offrire la vita, quindi la sua passione, la sua morte e poi la risurrezione. In conclusione, il Vangelo di Giovanni è attraversato dai grandi temi cristologici come la vita, l'amore, la luce, il pane. Il buon pastore che Giovanni pone sulle labbra di Gesù e sviluppa con uno stile inconfondibile. Questi grandi discorsi di Gesù ci dicono molto in riguardo a Gesù stesso. Vogliamo, seppure in sintesi, almeno in sintesi, presentare, ecco, questi temi cristologici splendidamente enunciati nel quarto Vangelo. Sì, ci sono diversi temi portanti, per cui io qui mi limiterò a citarne soltanto due temi cristologici, perché voglio dire, no, tutto il Vangelo di Giovanni è troppo profondo, ci sono troppi, diciamo così, troppi ambiti nei quali poi il cuore, perché la parola di Dio va ascoltata, poi va meditata nel cuore, come la Vergine Maria, no? Meditava tutte queste cose, no? E riservava Meditandole nel le cuore. serbava nel suo cuore, quello che dobbiamo fare
noi sempre, ogni giorno, quando ascoltiamo la parola di Dio. E allora mi limiterò a scegliere soltanto diciamo così, due temi cristologici che di per sé sono portanti, ma in realtà c'è tutta la cristologia di Giovanni, no? Che sorregge il Vangelo stesso. Gesù è il Logos, eccolo qui, questo è il primo tema cristologico, cioè Gesù è la parola vivente, è la parola che diventa sarx, che si fa carne. Che diventa carne, quindi e che pone la sua tenda in mezzo a noi. Quindi è la cristologia, diciamo così, della parola che nella mia vita entra, cammina con me, vive con me. E quindi Gesù uomo, Gesù che si fa uomo, vero Dio e vero uomo. Ecco, il Cristo che mi salva e che la sua parola mi ammaestra anche. Questo è importante. E il secondo tema è il Gesù Salvatore, Gesù Salvatore, Gesù che dà la sua vita. Ecco, ah, un'altra cosa a proposito del Logos, Gesù è la via, la verità e la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Questa parola è via, quindi è l'unica strada da percorrere. È verità perché è vera, perché è parola, del Padre, parola che rivela il Padre. E quindi attraverso il figlio, ed è vita, Zoè, dice l'evangelista Giovanni, no? Nel suo greco, Zoè, cioè che dà la vita eterna, la vita per sempre. Quindi da lui, praticamente da Cristo, non ci muoviamo. Ecco, questo rapporto diventa praticamente unico, profondo, e dal quale noi non ci distacchiamo, perché lui è la vera via, quindi non abbiamo altre vie da percorrere, le altre sono tutte. Ci portano tutte altrove, ci allontanano da lui. Unica verità, e quindi la nostra vita diventa libertà assoluta, perché accogliendo Cristo verità, e la verità ci fa liberi e quindi ci libera, ce lo dice San Paolo, e diventa vita, perché lui è la vita che trasmette, no? Questa comunione di vita e di amore insieme con il Padre. E poi Gesù il Salvatore. E insomma, come sintesi di questo tema cristologico, importante, Gesù applica a sé diversi, diciamo così, titoli. Uno di questi è Io sono il buon pastore, ecco in greco qui, ego eimi opoimeno kalos, io sono il bel pastore, no? Il pastore che dà la vita per le pecore, che offre la vita per le pecore, oppure io sono la porta, no? Tutti motivi, e il motivo, no? Cristologico. Il titolo, ecco, volevo dire, cristologico del pastore che offre la vita e lui ha il potere di offrirla e di riprenderla. La solennità di Cristo Re venne istituita da Papa Pio XI nel 1925, in un tempo storico che è stato segnato da dittature e tirannie che scompariranno nell'arco di alcuni decenni, come insegna la storia del secolo appena declinato. Uno solo è il regno che salva l'uomo nella sua interezza, liberandolo dalla schiavitù del peccato. E aiutandolo a creare già in questa vita la sola civiltà possibile, quella costruita sul bene degli individui e dei popoli. È un bene che nasce dall'interno dell'uomo. È lì che il regno di Dio è seminato dall'unico re dell'universo, dall'unico signore dei cuori, dal sommo pastore delle anime,
da solo uomo atto a liberare l'insieme dei popoli, Gesù Cristo, il Figlio di Dio Altissimo. Un tipo di regalità che non è certamente una specie di copia dei regni e delle potenze che si succedono, a volte anche violentemente, nella storia umana, ma orienta la nostra attenzione sul fine ultimo della storia umana, l'avvento definitivo del Cristo, il Re e Signore dell'universo. Un Re vicino ad ognuno di noi, un Re che è venuto ad abitare in mezzo a noi, facendosi amico, fratello, padre, madre, sposo di ogni anima che cerca consolazione nel dolore, conforto nella prova, perdono nella colpa, amicizia nella solitudine, amore nella mancanza di un affetto che possa riscaldare il cuore. Tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il Re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il Re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quella alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato, o forestiero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna. Nell'intenzione di andare al cuore del messaggio originale di Gesù, voglio portare la vostra attenzione di credente su questo detto che appartiene sicuramente a lui ed è coerente con quanto contenuto nella scena apocalittica
l'ottica del giudizio universale. In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Chi sono questi fratelli più piccoli? Citati anche in altra parte del Vangelo di Matteo, nei quali gli altri uomini hanno saputo riconoscere e amare il Cristo presente. Sicuramente sono i poveri in genere, visto che nel libro dei Proverbi è scritto: chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore, che gli ripagherà la buona azione. Ma possono essere anche identificati con gli stessi discepoli di Gesù, quanto sono bene accolti ed ospitati dalla gente alla quale annunciano la buona novella. A mio personale parere, i fratelli più piccoli di cui parla Gesù sono tutti coloro che si trovano in qualsiasi situazione di difficoltà fisica, morale e spirituale, e che si riconoscono destinatari privilegiati delle beatitudini proclamate da Gesù. L'identificazione del Nazareno con questi fratelli più piccoli avviene sia perché, definendosi figlio dell'uomo, egli mostra di assumere la fragilità e la debolezza della condizione umana, sia perché dovunque c'è un'ingiustizia, una miseria, una sofferenza, un rigetto, c'è anche una situazione di peccato, di dissoluzione morale. Ed egli, Gesù, è venuto precisamente per togliere il peccato del mondo, denunciando e condannando il male dovunque si trovi. Per questo è vicino a chiunque soffre ingiustizia, sia da parte degli altri uomini che da parte delle strutture sociali, politiche, economiche ed anche religiose, come afferma il biblista Settimio Cipriani. È quel regno di Dio tanto caro al pensiero di Matteo Evangelista, che salva l'uomo, il regno di Dio, nella sua interezza, liberandolo dal male, del peccato, ed aiutandolo a creare già in questa vita la sola civiltà possibile, quella costruita sul bene degli individui e dei popoli. La regalità di Gesù non schiavizza, ma libera totalmente l'uomo, coinvolgendolo attivamente in quel grande progetto d'amore condiviso che è il regno di Dio presente già nel mondo, ma pienamente realizzato quando ci saranno cieli nuovi e terra nuova, come ci dice Pietro nella sua prima epistola. Amore condiviso da tutti noi che ci diciamo discepoli di Gesù, e soprattutto abbiamo un rapporto vitale con Lui e con la sua vita divina. Questo vuol dire che, come diceva Santa Teresina di Lisieux,
saremo giudicati sull'amore. Su questo sentimento profondo che divinizza l'uomo, elevandolo fino a Dio. Noi saremo quindi giudicati nella misura in cui avremo saputo amare i nostri cari, gli amici, i poveri, i bisognosi, gli anziani, gli ammalati, i carcerati, gli ignudi, i senza casa ed altri ancora. E allora chi avrà riconosciuto veramente la presenza di Gesù Cristo in tutti questi nostri fratelli, in coloro che subiscono ingiustizie, in coloro che sono nel bisogno, anche il bisogno più semplice, come quello di un sorriso o di un gesto d'amore, chi avrà riconosciuto il Cristo in uno di questi piccoli fratelli, testimoniandogli il suo affetto, l'amore, il sorriso, la solidarietà, sarà degno di essere beato e inserito nella schiera degli eletti. Chi avrà riconosciuto la presenza di Cristo nei poveri e nei bisognosi sarà da Lui riconosciuto come amico, fratello, uomo perfetto e realizzato secondo i prestabiliti disegni di Dio. Ma chi non avrà corrisposto al disegno di Dio? La risposta è nella seconda parte del brano evangelico che abbiamo ascoltato. A coloro che non hanno riconosciuto la presenza del Figlio di Dio nei suoi fratelli più piccoli, non sarà riconosciuta la cittadinanza piena del regno di Dio. Quindi non sarà Dio a condannare, ma saranno essi a escludersi da quel regno di pace, di gioia e di amore che noi tutti pregustiamo già da ora e che aspetta tutti noi al di là della morte, dove ci attende la vita vera in Dio. Il sommario di questa settimana, il Papa, docce per i senza tetto nel colonnato del Bernini in piazza San Pietro. Nuovo libro di Donato Calabrese rivela il mistero di Padre Pio. Infine il Terra Santa News del Franciscan Media Center di Terra Santa. Il colonnato del Bernini, che sembra abbracciare idealmente piazza San Pietro a Roma, si sta facendo ancora un po' più largo per ospitare i senza tetto che gravitano sulla piazza. Infatti, negli spazi dove si trovano i bagni dei pellegrini saranno realizzate 3 docce per dare la possibilità di lavarsi gratuitamente a chi non può permettersi nemmeno un po' di acqua calda corrente. L'idea è venuta all'arcivescovo polacco Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, la longa manus della carità del Papa o, come si definisce lui, una sorta di pronto intervento. Logicamente ha ricevuto l'immediato placet da Papa Francesco. Krajewski ha già fatto realizzare questo piccolo servizio in 10 parrocchie romane, a cominciare da Via Gregorio VII, Piazzale Clodio e l'Aventino. Il nuovo libro di Donato Calabrese che rivela il mistero di Padre Pio. È stato pubblicato il libro Padre Pio, sono un mistero a me stesso.
scritto da Donato Calabrese e introdotto dalla prefazione di padre Luigi Boriello, docente di teologia mistica presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Luigi di Napoli. Il libro racconta la vita e la missione di padre Pio sul Gargano e giunse quasi al termine di un lungo percorso di ricerca nel quale l'autore ha cercato innanzitutto di portare alla luce il vero volto, la dimensione spirituale e mistica, la purezza di cuore, di candore quasi originale di padre Pio da Pietrelcina, considerando nello stesso tempo la sua esistenza totalmente oblativa e le radici genuinamente sannitiche e cristiane. Fuse mirabilmente nell'uomo che può essere definito a ragione un capolavoro di Dio e uno dei fiori più profumati della creazione. Già all'inizio del suo sacerdozio, negli anni vissuti a Pietrelcina, padre Pio ha sentito di essere un mistero a se stesso, ma forse non avvertiva ancora la dimensione inaudita di tale segreto, il mistero d'amore di un Dio che in lui ha voluto dare un segno forte e tangibile della sua presenza agli uomini distratti dai fasti della Belle Époque e delle conquiste tecnologiche, oltre che i popoli lacerati da opposti ateismi, dai genocidi, dalle guerre più devastanti della storia umana e da una miriade di drammi insoluti, sfide immani che hanno assillato e tuttora tormentano l'umanità che si affaccia sul terzo millennio dell'era cristiana. Il segno che sarà manifesto negli anni a seguire dimostrerà che Dio esiste ed è sempre presente nella storia umana, specialmente da quando questa è divenuta in pienezza storia divina con l'evento dell'incarnazione del Figlio stesso di Dio. Confidando di essere un mistero a se stesso, padre Pio schiude senza accorgersene la porta del suo cuore consacrato e indiviso, integralmente proiettato verso il sommo diletto della sua anima. La luce che promana dall'uscio appena schiuso lascia intravedere un barlume di speranza e di bene che non tarderà a manifestarsi e espandersi mirabilmente sul mondo intero. Il volume è a copertina morbida, 484 pagine con rilegatura termica. In attesa di essere disponibile nelle librerie virtuali tra qualche settimana, il libro è già presente sul sito di Lulu Corporation e quello di Amazon. A San Giovanni Rotondo è disponibile presso Foto Elia di Elia Stelluto, piazzale Anfiteatro, chiostro numero 9. Bene, dopo questa notizia, lo spazio riservato alla Terra Santa News, il TG settimanale ricco di informazioni e reportage che racconta la Terra Santa oggi tra fede, storia e attualità, è attualmente realizzato in quattro lingue. Il Terra Santa News viene trasmesso ogni settimana dalle più importanti emittenti cattoliche del mondo. Auguro a tutti voi una buona visione. Iniziano nel segno della collaborazione le attività di Studium Biblicum Franciscanum ed Ecole Biblique a Gerusalemme che hanno aperto insieme l'anno accademico. La custodia di Terra Santa ha affidato alla comunità religiosa Coinonia Giovanni Battista una parte del santuario di San Giovanni nel deserto che conserva la tomba di Santa Elisabetta. Ciclisti da tutto il mondo sono arrivati in Terra Santa per un percorso di solidarietà in favore dei bambini dell'ospedale pediatrico Aline di Gerusalemme. Nasce il primo corso di abilitazione per insegnanti di religione cristiana nelle scuole arabe di Israele, un riconoscimento per la chiesa locale, un'opportunità per studenti e docenti. È stata aperta al pubblico una nuova sezione del Museo della Torre di Davide. Tra le attrazioni, le fondamenta del Palazzo di Erode il Grande e una prigione attiva fino alla metà del Novecento. A nome
dell'Ecole Biblique e dello Studium Biblicum Vaticanum. Sabato 8 novembre, giorno della memoria del beato Giovanni Dunscoto, lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia, ha inaugurato l'anno accademico 2014-2015 nell'auditorium di San Salvatore della Custodia di Terra Santa. L'evento si è svolto insieme con l'Ecole Biblique et Archeologique Française. Padre Massimo Pazzini, decano dell'SBF, ha aperto la giornata con la presentazione di alcuni dati sullo scorso anno accademico. È seguito il saluto di Padre Marcel Sigris, direttore dell'Ecole Biblique. Monsignor Giuseppe Lazzarotto ha voluto essere presente a questo atto ufficiale per testimoniare la vicinanza della Santa Sede alle due istituzioni accademiche. Nel suo saluto il nunzio e delegato apostolico ha affermato che la scienza e la sapienza devono illuminare il cammino perché c'è un avvenire di speranza per Gerusalemme. Nella prima parte dei lavori di carattere archeologico, il dottor Ghiozzo Boros ha parlato con competenza di un tema molto caro all'SBF, gli scavi della fortezza erodiana di Macheronte. As Macherus is extremely precious, one of the scenes of the Gospels. Macheronte è estremamente preziosa. Una scena del Vangelo ci dice che è un posto storico. Secondo Josephus, Giovanni Battista qui venne imprigionato. Non ci sono dubbi. Non è tradizione, è un posto storico e tutte le chiese cristiane, anche l'Islam, confermano la validità del sito archeologico sotto il controllo del Ministero degli Affari Religiosi del Regno di Giordania. Il sito è inoltre molto importante per il giudaismo. Ministry of Religious Affairs in the Hashemite Kingdom of Jordan and also very important for Judaism. Nelle parole del professore anche il ringraziamento a tutti i francescani che hanno collaborato finora al progetto, quelli che nel frattempo sono scomparsi, Padri Corbo, Piccirillo, Casvalder, e anche coloro che oggi continuano a dare il proprio contributo, come Padre Eugenio Agliata, Padre Stanislao Loffreda e anche Padre Pazzini. La seconda parte della giornata è stata dedicata a una presentazione del professore Olivier Thomas Venard, che ha introdotto una nuova edizione con commentario della Bibbia, progettata e portata avanti dall'Ecole Biblique sotto la sua stessa direzione. Lo scopo di questo progetto è di produrre una Bibbia per il XXI secolo. Il testo, la polifonia intendo, sarà circondato da 23 diverse rubriche di note, che vanno da critiche al testo fino all'arte contemporanea, passando per tradizioni rabbiniche, musica, teologia, liturgia. Rabbinic tradition, Christian traditions, music, theology, liturgy and so on. Il saluto e gli auguri del custode di Terra Santa, padre Pierbattista Pizzaballa, hanno chiuso la giornata, un evento all'insegna della collaborazione, una collaborazione che il decano dell'SBF e il direttore dell'Ecole Biblique auspicano sia duratura. En français, on a le proverbe l'union fait la force. E c'est cela que je pense qu'il faut qu'on réalise. Un proverbio francese dice l'unione fa la forza. Io penso che dobbiamo fare così. Dobbiamo mettere insieme le risorse, professori, biblioteche e studenti. Dobbiamo affrontare le sfide per avere successo. Le défi che nous sont posés e che nous devons résoudre. Sì, io fin dall'inizio ho sempre parlato di collaborazione. La parola d'ordine oggi è questa. Poi fra i francescani e i domenicani in particolare, visto che oggi di questo si tratta, c'è sempre stata quella che io chiamo una santa emulazione, cioè imitarsi nelle cose buone. Forse 20 anni fa questo era teoria, adesso sta diventando pratica. Vuol dire che le radici che abbiamo messo 20 anni fa adesso hanno creato una pianta, un albero che comincia a dare i suoi frutti. San Giovanni nel deserto, santuario poco distante da Gerusalemme, è il luogo che ricorda la fuga di San Giovanni Battista per scappare dalla strage degli innocenti. Il sito di proprietà della Custodia di Terra Santa ha un monastero gestito dai francescani e un piccolo santuario che conserva la tomba di Santa Elisabetta. Il santuario è stato finora tenuto dalle suore di Grandchamp, una comunità protestante con il carisma dell'ecumenismo.
Le suore ora torneranno in Svizzera e la custodia di Terra Santa ha affidato questo luogo alla comunità di Koinonia Giovanni Battista. Sono tante le presenze in Terra Santa, originariamente francescane, ma poi via via consegnate ad altre realtà ecclesiali, cattoliche, a volte anche, come era in questo caso, non cattoliche, ma tutte comunque in pieno comunione con uno spirito molto positivo. Credo che sia anche un segno importante della vitalità della Chiesa vedere la pluriformità delle presenze che lo spirito suscita, proprio qui in Terra Santa e soprattutto a Gerusalemme. Koinonia Giovanni Battista è una comunità nata nel 1979 in Italia e ha la missione particolare dell'evangelizzazione dell'annuncio, sull'esempio di San Giovanni Battista. Presenti in 10 paesi nel mondo, la Koinonia Giovanni Battista è formata da laici consacrati, sacerdoti e famiglie che lavorano per una nuova evangelizzazione. In Terra Santa sono presenti da alcuni anni con una comunità a Gerusalemme e una a Tiberiade. Nel luogo dove Gesù ha camminato sulle acque, la Koinonia Giovanni Battista accoglie i pellegrini e si occupa della parrocchia cattolica di San Pietro, una realtà piccola in una cittadina a maggioranza ebraica. Nella città santa i fratelli di Koinonia studiano e lavorano per la custodia presso il Christian Information Center e presso lo Studium Biblicum Franciscanum. Il loro approdo ora al santuario di San Giovanni nel deserto li avvicina ancora di più alla figura del santo che li ispira. Per noi di Koinonia Giovanni Battista è essere un po', sentire familiare questo luogo, ci siamo molto vicini proprio perché c'è la memoria di Elisabetta, l'unica memoria che abbiamo in tutta la Terra Santa come santuario è questa. Questa piccola comunità che avevamo adesso nella città vecchia si trasferirà qui e verrà a vivere qui. E noi speriamo e preghiamo di poter essere degni successori di questa presenza in questo luogo. Venire in Terra Santa non è semplice. C'è poca terra, ci sono molti sassi, ecco, quindi mettere le radici richiede molto tempo, molta pazienza, investimenti nei tempi lunghi, nelle lingue, nella conoscenza delle culture locali, nel sapere comprendere anche le difficoltà, le opposizioni che ci sono, perché fanno parte un po' della vita qui. Quindi anche questo per noi come francescani che siamo qui da tanto tempo e abbiamo, diciamo così, le spalle solide, è anche un aspetto importante per noi aiutare queste nuove presenze a insediarsi e radicarsi qui. Molte pietre, salite e discese, la strada è lunga, ma la stanchezza passa in secondo piano di fronte a tanta bellezza. Siamo alla 15ª edizione del progetto di solidarietà Wheels of Love. 5 giorni di cammino e avventura per centinaia di ciclisti da ogni parte del mondo, arrivati in Israele questa settimana per una causa molto speciale. Qui tutti sono vincitori, in modo particolare i bambini con disabilità di vario tipo, pazienti dell'ospedale Alin di Gerusalemme e ciclisti che hanno come unico pensiero e meta proprio questi bambini. L'ultimo giorno arriviamo all'ospedale Alin, è una festa meravigliosa, tutti i bambini dell'ospedale sono lì per riceverci, ci danno le medaglie. In realtà i veri campioni sono loro che hanno questa difficoltà e devono lavorare ogni giorno per guarire. È il minimo che possiamo fare qui perché noi, grazie a Dio, abbiamo la salute e pedalare per loro e dare una mano in qualsiasi modo, finanziariamente o correndo in bicicletta. 500 piccoli pazienti ricevono ogni giorno un trattamento specialistico all'interno di questo ospedale pediatrico, chirurgico e riabilitativo, unico centro del genere in Medio Oriente che accoglie bambini da Israele, Palestina, Russia, Ucraina e anche altri paesi. Noi crediamo che tutti i bambini hanno diritto ad avere la chance di una vita sana e indipendente, anche se hanno bisogno di più assistenza, di più aiuto rispetto ad altri bambini, o se sembrano diversi, o se sono attaccati a delle macchine, non importa. I bambini sono bambini e noi stiamo facendo del nostro meglio per loro. L'ambiente familiare e l'attenzione degli operatori garantiscono un trattamento personalizzato. I giochi e i disegni rappresentano ad esempio un sollievo sicuro per chi dovrà superare ancora molti ostacoli nella vita. Noi siamo qui da poco, da sole 2 settimane. Mio figlio ha 10 anni e da poco abbiamo cominciato con le operazioni. Questa è la prima operazione e tra un mese ce ne sarà un'altra e così anche il mese successivo. Deve fare 3 operazioni, una dopo l'altra. Il ragazzo sta migliorando e spero in Dio perché possa camminare ed essere in grado di fare le sue cose.
Quando curiamo un bambino non lo facciamo mai senza la famiglia e quando il bambino è ricoverato chiediamo che i genitori restino con lui perché devono capire quello che facciamo in modo da continuare a farlo a casa. L'ospedale Aline esiste da 80 anni. Un aspetto che colpisce è il fatto che alcune persone, da pazienti, sono diventate dipendenti del centro stesso. Sono qui da 30 anni, la mia famiglia vive lontano da Gerusalemme, pertanto qui ho ottenuto tutto ciò di cui avevo bisogno per essere indipendente, forte del mio dolore. Qui mi hanno insegnato ad essere gentile con le persone anche quando vengono a dirti sei piccola, sei fatta così, quando ti guardano in modo diverso. Quindi ti motivano e io voglio davvero ricambiare. Vedo quando un bambino arriva qui camminando con difficoltà, piangendo, con dolore e credo perciò che vedendo me i bambini potranno credere di poter fare lo stesso. Lavorare qui mi rende felice, conosco le persone qui, do una mano, qui vengono arabi, ebrei, molta gente. So già qual è il mio lavoro e quindi li aiuto e siamo anche amici. Le storie di Aliza e Balal sono più che una medaglia per i ciclisti che partecipano al progetto, ma anche una motivazione in più per chi in futuro vorrà venire a pedalare in Terra Santa, anche se le prove per loro sono molto diverse da quelle che Balal e Aliza hanno già superato. Lavoro qui da molto tempo con Balal, lui è arabo e io sono ebrea. Siamo amici e lavoriamo qui come fratelli. Io aiuto lui e lui aiuta me. E non vedo molta differenza tra noi, pur con tutte queste situazioni in Israele, il che è molto importante. 12 studenti, sacerdoti, suore e diaconi provenienti da tutte le chiese della Galilea con una formazione accademica in teologia frequentano quest'anno la prima edizione di un corso per l'abilitazione all'insegnamento della religione cristiana nelle scuole arabe di Israele. Il corso è stato attivato all'interno del Collegio Accademico Arabo per l'Educazione di Haifa, un'istituzione riconosciuta dallo Stato che dà l'abilitazione per l'insegnamento obbligatoria dopo la laurea in Israele. La religione cristiana sta per essere ufficialmente riconosciuta come materia scolastica da parte del Ministero dell'Educazione, perciò gli insegnanti della materia dovrebbero avere, oltre al certificato di filosofia e teologia, un certificato di educazione. I laureati di questo corso possono diventare qualificati per l'insegnamento e quindi diventano insegnanti fissi. Grazie a questo corso la materia di religione avrà insegnanti qualificati che potranno essere impiegati presso il Ministero dell'Educazione. Per esempio io insegno già da 8 anni presso una scuola governativa, ma non ero mai stato inquadrato come insegnante fisso perché non avevo il certificato per l'insegnamento. Il corso prevede lezioni in ambito educativo e anche sulle metodologie didattiche che qualificano per insegnare nelle scuole statali e in quelle private. Qui impariamo vari metodi e tecniche per poter insegnare la materia in modo pratico, concreto, oppure teorico, affinché lo studente possa comprendere l'argomento studiato. Il nuovo percorso formativo sarà molto importante per le giovani generazioni di cristiani, dal momento che le scuole arabe mancano di insegnanti qualificati nell'ambito dell'istruzione religiosa. Non c'è dubbio che abbiamo bisogno di tanti insegnanti di religione cristiana, specialmente nelle scuole statali. Proprio perché questa materia non attrae i giovani. I nostri giovani optano di solito per i percorsi di scienze e tecnologie. La direzione del Collegio per l'Educazione, che ospita quest'anno circa 3.300 studenti nei vari percorsi accademici, ha approvato l'attivazione del corso per gli insegnanti di religione cristiana, in coordinamento con il Consiglio di Istruzione Superiore e grazie all'impegno della Chiesa locale. Un segno di apertura che promuove fattivamente l'educazione religiosa nelle scuole. Secondo noi questo percorso per i laureati di teologia pratica è un percorso molto normale, perché crediamo che Cristo fosse essenzialmente un insegnante e l'insegnante, soprattutto se ha un compito religioso e sociale, diventa un messaggero. A mio parere non vi è alcun messaggero più nobile dell'insegnante. Un fossato medievale, un bagno rituale del periodo del secondo tempio di Gerusalemme, siamo nel secondo secolo avanti Cristo, una cava che potrebbe risalire addirittura all'epoca dei Cananei, tutti nello stesso luogo, insieme a reperti di epoca romana e crociata, sono alcune delle attrazioni di una nuova ala dell'area archeologica all'interno della Torre di Davide a Gerusalemme, scoperte diversi anni fa ma aperte al pubblico solo da questa settimana, con una serata a ingresso gratuito per i visitatori. A minute from Jaffa Gate,
A un minuto dalla porta di Giaffa ti immergi nel mondo degli archeologi, un mondo fatto di silenzio. Puoi vedere qui, in questo luogo, tutta la sequenza storica e archeologica della Gerusalemme antica e della Gerusalemme moderna. Dall'età del primo tempio fino al periodo inglese, tutto è qui, come in una scala del tempo. Il museo, che ripercorre vari aspetti dei quattro millenni di storia di Gerusalemme, si snoda attraverso varie sezioni e parte a fianco alla Porta di Giaffa, uno degli ingressi principali alla città vecchia. Quello appena inaugurato è un percorso archeologico con spazi espositivi all'interno e all'esterno, accessibile ai turisti con visite guidate su prenotazione. Stiamo pensando di usare questa struttura come la nostra nuova galleria per mostre a rotazione del Museo della Torre di Davide. Ma finché non termineremo la progettazione, ho pensato che la gente avrebbe dovuto venire e vedere questa struttura, questi scavi, per capire di più di Gerusalemme. Il pezzo forte della visita è certamente la grande sala del Kishle, una prigione ottomana costruita nella prima metà dell'Ottocento e che ha funzionato fino all'epoca del mandato britannico, prima metà del XX secolo. Ieri abbiamo avuto la grande opportunità di incontrare qui Shmuel Matza. Ha quasi 88 anni e quando aveva 20 anni è stato prigioniero qui. È venuto qui con grande freschezza e simpatia. Ci ha raccontato le sue memorie, le sue storie di quel tempo. È stato sorprendente e siamo stati contenti di averlo portato qui. Se i reperti più antichi risalgono all'VIII secolo avanti Cristo, la scoperta più importante fatta dagli archeologi all'interno del Kishle sono due imponenti muri del I secolo avanti Cristo che si pensa facessero parte del palazzo di Erode il Grande. Herod Palace in the scriptures like Josephus Flavius. Il palazzo di Erode, negli scritti di Giuseppe Flavio, è descritto in dettaglio, anche per come apparivano letti e mobilio, ma non l'abbiamo mai trovato in archeologia, fino ad oggi. Ora abbiamo scoperto le vaste e impressionanti fondamenta e un sistema idraulico del palazzo di Erode, ma solo una piccola parte del palazzo. Possiamo farci un'idea di come fosse nel complesso, era enorme. In generale, it was enormous. Siamo qui per comunicare la Terra Santa, per dare voce e visibilità alla Chiesa Madre di Gerusalemme, ai cristiani locali, ai luoghi santi. Siamo qui per mostrare a tutti le tante storie quotidiane dimenticate di fatica, di coraggio, di fede. Siamo qui per portare in tutto il mondo la speranza della Terra di Dio. Sostieni chi dà voce all'opera della custodia di Terra Santa. E come vi ha annunciato già Rosaria Cirelli, Donato Calabresi ha pubblicato il suo ultimo libro su Padre Pio dal sottotitolo emblematico «Io sono un mistero a me stesso». Donato non ama le presentazioni ufficiali e, conformemente al suo carattere riservato, preferisce pubblicizzare il libro in modo underground, tramite i comunicati stampa e i suoi siti web dedicati a Padre Pio. Tuttavia, noi la prossima settimana sarà lo stesso a presentare l'opera più voluminosa dedicata al santo di Pietrelcina, conosciuto e amato in tutto il mondo, rispondendo alle nostre domande sulle motivazioni che lo hanno condotto a questo impegno, visto che il libro costa di ben 484 pagine e racconta tutta la vita e la missione di Padre Pio sul Gargano, quindi dal 1916 fino alla canonizzazione. Ma di questo ne parleremo la prossima
settimana. Grazie a tutti per essere stati con noi, arrivederci al prossimo incontro.